Ecco, adesso dovremmo esserci. Roger Baden-Baden in realtà non si chiamava così, è una cosa comune che vedremo con tutti questi pittori fiamminghi, addirittura con quello tedesco che ho messo in programma, ed è un po' la storia del 500 e del 400 in cui nessuno in realtà si chiamava come lo conosciamo. No? Roger Baden-Baden in questa situazione si chiamava Roger de la Pasture. In realtà quindi era di tournée e quindi era un vallone, mettiamola così, e non era un fiammingo. Dopodiché c'è stato un momento in cui si è trasferito a Bruxelles, che era una città con una maggioranza fiamminga, e dato che i pittori fiamminghi erano più famosi di quelli valloni, a questo punto ha deciso di cambiare il suo nome e di renderlo fiammingo anch'esso. Beh, sostanzialmente il significato dei due, Roger de la Pasture e di Van der Baden, è lo stesso. Era figlio di un maestro coltellinaio e la sua infanzia è stata sicuramente in un ambiente di mercanti e di artigiani confortevole, frequentò addirittura l'università e fu onorato dalla città nel 1900, 1426 come maestro Roger de la Pasture e iniziò la sua carriera pittorica verso il 1427, quindi in età allora piuttosto avanzata, dato che aveva 27 anni, no? E diciamo che Roger, anche se non si pronuncia così in fiammingo, era uno dei primi dei maestri fiamminghi della nuova New Wave della pittura, potrei dire addirittura che si tratta dei primi maestri rinascimentali della pittura europea. Io sono convinto che il Rinascimento, o comunque l'umanesimo, è iniziato in pittura in Olanda, non è iniziato in Italia, perché allora i maestri che c'erano in Italia risentivano moltissimo ancora del Medioevo e della pittura medievale, e la grande innovazione, quella della pittura ad olio, poi fu introdotta dai fiamminghi, tradizionalmente da Jan van Eyck, che era un po' più vecchio di Roger, poi si sono conosciuti più tardi, e anzi anche van der Weyden è stato influenzato da lui, e io feci una conferenza sul grandissimo Jan van Eyck. In realtà è diciamo, il primo di tutta questa categoria di nuovi pittori è stato un tale Robert Campin, un altro diciamo di lingua francese, che è stato direttamente il maestro di Roger van der Weyden. Di Campin conosciamo diversi dipinti, forse, nel senso che sono stati attribuiti solo in seguito. Come sempre succede in storia dell'arte, e succede ancora adesso, gli sono stati attribuiti dipinti che secondo me non erano assolutamente suoi, e alcuni dipinti invece di una qualità veramente straordinaria erano proprio suoi. Passiamo a un'altra diapositiva. Questo è il tournée, la tournée, non so, dove è nato artisticamente e anche fisicamente Roger, e dove ha fatto appunto l'apprendista nella bottega di Robert Campin. Campin ha fatto dei dipinti magnifici, ma anche gli sono stati attribuiti, dicevo prima,
una serie di dipinti di scarsa qualità. Questo succede sempre attraverso, per ragioni puramente economiche, in pittura, secondo me, alcune delle attribuzioni anche ultime a Leonardo da Vinci sono assolutamente dubbie e improbabili, per cui non è una cosa che sia poi poco così comune. Si dice quindi che una parte dei dipinti di Campin, almeno alcuni particolari, venissero proprio da lui, da Roger, no? Un altro un personaggio che indubbiamente lo ispirò fu senz'altro Jan van Eyck. Però la vera nascita artistica è quando Roger si trasferisce a Bruxelles. A Bruxelles e cambia il suo nome e qui fa i suoi componimenti più audaci, eleganti e raffinati. Io in questa introduzione della conferenza l'ho chiamato con un nome che non gli è attribuito dalla tradizione, cioè ho detto che era il Raffaello della pittura fiamminga. È una cosa che mi è venuta nel momento in cui, diciamo, giornalistica, nel momento in cui l'ho scritto. Indubbiamente sarebbe al limite Raffaello che dovrebbe chiamarsi il Roger van der Weyden in italiano, semplicemente perché è nato dopo. Peraltro, non per una valutazione artistica, però è vero che nei dipinti di Roger, che diversamente da quelli di Van Eyck, c'è una raffinatezza formale, una bellezza di forma, un equilibrio che ci ricorda, e anche un equilibrio di composizione, talvolta un po' esagerato, se vogliamo, che ci ricorda Raffaello, soprattutto il primo Raffaello. Quindi lui non recise mai i suoi legami con Tournai, ma si trasferì a Bruxelles, dove fece diverse opere importanti, divenne anche un pittore piuttosto famoso. Andiamo avanti. Fu alla corte di Filippo il Buono, questo è un ritratto che fece dopo il 1450, e vediamo anche un ritorno qua ad alcune forme medievaleggianti che lui non ha mai dimenticato, anzi che erano, se vogliamo, stati superati completamente da Van Eyck, ma lui invece non abbandonò completamente una certa bidimensionalità delle pitture anche nei dipinti tipicamente tridimensionali, no? Filippo il Buono era una persona importantissima, per cui e per il suo cancelliere lui fece diverse opere, Rollin, il suo primo ministro, tra cui questo bellissimo Polittico del Giudizio Universale. Poi fece anche un viaggio in Italia e lì conobbe ad esempio quelli della famiglia d'Este, e è suo questo ritratto di Francesco d'Este, che è attualmente al Metropolitan Museum di New York, e anche questa Madonna Medici, appunto, in cui ci sono i santi protettori intorno dei Medici, che evidentemente che risale verso il 1460-1464, quindi piuttosto tarda nella sua produzione, e che risente anche questa abbastanza dei modelli italiani. Lui non fu influenzato più di tanto, diciamo, dai modelli italiani, però in questa situazione sì. Qua abbiamo una palla di San Giovanni in cui si dice che l'influenza italiana sia forte. Io francamente non riesco a riconoscerla fino in fondo, ma vediamo, se non altro nel suo stile, come le figure in primo piano sono quelle che vengono sparate fuori, mentre gli sfondi sono sfondi che hanno diciamo uno scopo di ambientazione dell'immagine, ma non oltre. Continuo ad ammettere gente, per cui ogni tanto devo sdoppiarmi. Scusate.
non è il massimo per la concentrazione, ma qua vediamo anche finalmente un trittico dei sette sacramenti in questa bellissima ambientazione di chiesa tipicamente gotica, in cui però vediamo che le figure in primo piano che assumono un aspetto statuario rispetto a questi sfondi sono l'interesse principale, mentre il resto è un'ambientazione scenica, quasi teatrale, no? Entriamo però immediatamente, dato che parleremo di pochi dipinti in questa presentazione, due, forse tre, ma probabilmente soltanto due, in quello che è il primo dipinto, non che lui fece, ma sicuramente il primo conosciuto di Roger van der Weyden, che è questa straordinaria deposizione, per ragioni che non vi sto lì a dire, è stato stabilito che non può essere stato fatto dopo il 1443 e comunque è stato fatto dopo il 1435, per cui questo è un grande dipinto a più di 2 metri di altezza e 2,6 di larghezza. Secondo gli standard, quindi anche fiamminghi, è particolarmente vasto ed è molto monumentale perché, come vedete, ci sono delle figure che sono assiepate in movimenti e torsioni addirittura particolarmente evidenti in uno spazio estremamente ristretto. Questo era la pala d'altare della confraternita degli arcieri di Lovanio. In realtà ormai gli arcieri erano diventati più balestrieri e se andate bene a guardare lungo i bordi di questo dipinto in alto, ci sono questi trafori che in realtà rappresentano una balestra. Comunque, la decisione quindi di enfatizzare diverse figure, con addirittura il montante della croce appoggiato, che sembrano sporgere, diciamo, da una nicchia dorata. Dorato è tipico, diciamo, della pittura medievale. Queste figure invece hanno una rappresentazione quasi scultorea. Il fondo della chiesa era dorato, e quindi sembrava che entrassero, diciamo, dentro il fondo. Questo, essendo una pala d'altare, l'elevazione avveniva praticamente, l'ostia veniva innalzata sopra il corpo di Cristo dipinto, no? Quindi con un significato anche, diciamo, ideologico interessante, no? Vediamo che le figure sono disposte in modo particolarmente, come dire, curvato, ecco, quasi da una parte a sinistra vediamo San Giovanni, dalla parte a destra vediamo Maria Maddalena in un atteggiamento quasi contorto, e sono come delle parentesi che chiudono queste figure strettamente, no? Vediamo se cosa. Ecco qua, avevo dato una rappresentazione di come questo andamento curvilineo dia in qualche modo un aspetto di movimentazione a tutto il dipinto, pur nella costante fermezza delle posizioni, che sono sicuramente quasi teatrali, addirittura io le definirei, se avesse senso, manieristiche, cioè queste posizioni, diciamo, molto estreme, aggraziate, però ferme in qualche modo, che non danno, come se fossero proprio fermate da una fotografia, diciamo, no? Durante il movimento, però molto composto, molto teatrale.
In questo dipinto, che cioè, vi faccio vedere il pennacchio con la balestra, ma in questo dipinto quel che stupisce è quasi l'aurea leggerezza di questo corpo morto di Cristo, che è talmente privo di peso, diciamo, che sembra essere sorretto senza sforzo dalle due persone. Da Giuseppe d'Arimatea a sinistra e da Nicodemo a destra, no? È un corpo in cui le ferite sono evidenti, però non quelle della flagellazione, no? Come vedremo più tardi in una prossima conferenza che faremo su un altro pittore, e anche. Nonostante il colare del sangue, quello dal costato percorre il corpo cereo di Cristo con un'eleganza, passando sotto i vestiti. È un Cristo sbarbato, però con la barba di 3 giorni, diciamo, della sofferenza passata e dei passaggi che ha avuto, diciamo, nei tormenti prima di morire, no? I tratti, ecco qua, io ho voluto richiamare in questo dipinto un altro dipinto fatto tutto sommato un anno dopo, mi sembra, da Beato Angelico, quindi da un italiano, e che ha in comune con questo dipinto alcune, non lo so, sono molto diversi. Vedete che Beato Angelico è ancora molto ancorato ai colori, alle forme, alle situazioni medievali, pur essendo già nel gotico, no? E questa deposizione di Beato Angelico, però, ha la posizione di Cristo che è quasi dolce e leggera, che è la stessa di Van der Weyden, in una posizione opposta, non che i due si siano mai conosciuti, evidentemente c'è stata una qualche comunanza di intenti. Vediamo che anche in Beato Angelico il Cristo è super leggero, no? È trattenuto addirittura, vediamo, da un angelo sotto con la punta delle dita, no? È calato, sì, ma con uno sforzo non evidente dalla croce, sorretto senza nessuna fatica sotto, no? Quindi abbiamo questo senso di infinita leggerezza che Van der Weyden riproduce. Io non so perché, non ho trovato nessuna critica a proposito, ho basato questa valutazione sulle mie, e vediamo che appunto la posizione è estremamente simile, capovolgendo il nostro Van der Weyden. Ritroviamo praticamente la stessa posizione usata, anzi, in realtà 2 anni prima da Beato Angelico. Addirittura, a dir la verità, anche la faccia di Nicodemo sembra sia passato da un quadro all'altro, ma questo è abbastanza più comune perché in qualche modo i santi erano rappresentati con certe caratteristiche che si riproducevano di dipinto e dipinto attraverso una sorta di tradizione. No? Diciamo che Giuseppe d'Arimatea ha una figura molto intensa, molto bella, no? Con lo zuccotto rosso, eccetera, però più nella tradizione. Mi colpisce molto più Nicodemo, che sembra quasi un macellaio o una persona, nonostante il vestito molto bello, no? È una rappresentazione molto diversa e molto realistica, con questo foruncolo sotto l'occhio che lo rende simile a una persona reale e non una rappresentazione di convenienza ripresa dai pittori, no? Grazie.
E qua vediamo la Madonna, è un volto molto nordico, con questo incorniciato da questo velo bianco, da questa serie, diciamo, di veli bianchi, con il volto pallido che sviene, anche lei in qualche modo all'opposto di Cristo, ma con una posizione simile, quasi a ricordare che la morte di Cristo e il dolore della Madonna fanno parte di uno stesso piano di salvezza per l'uomo, no? E questa Madonna è anche molto statuaria, guardate anche la mano destra della Madonna, anche quella sinistra, siamo quasi escono dal dipinto, e anche il viso è particolarmente statuario, anche se in particolare, diciamo, da vicino una ciocca di capelli che fuoriesce. Questo è San Giovanni Evangelista, una rappresentazione tipica che verrà ripresa in tutti i quadri di Van der Weyden, cui è una rappresentazione sua, con questi capelli rossi, quest'aria quasi intellettuale, interessante, no? E questo vestito molto bello, e qua vediamo meglio ancora la Madonna, e qua riusciamo anche a intravedere le lacrime che colano da questo viso svenuto, smorto. Molto efficace la visione del dolore in tutto questo quadro. Adesso lo vedremo sul volto degli altri partecipanti. Questa è una delle Marie. Bellissima questa composizione, molto fiamminga, diciamo, della copertura della testa di questo velo, ma è soprattutto interessante la rappresentazione del dolore con queste lacrime pesanti e giustamente con questo volto non più giovane che è arrossato e gonfio per la sofferenza. Quindi non tende verso la bellezza formale, anzi fa vedere uno dei primi risultati della sofferenza, mentre quest'altra, la terza Maria, questa è bellissima, e il gocciolare delle lacrime dal volto non riesce minimamente a deturbare o a mettere in crisi la sua compostezza formale. Raffaellesca pure lo definiamo, tanto per dare una definizione. Gli occhi, come in tutti i fiamminghi, la capacità della rappresentazione dei particolari, anche in ingrandimenti notevoli, è stupefacente. E qua vediamo invece Maria Maddalena. Maria Maddalena è in una posizione quasi contorta, nonostante questi vestiti molto lussuosi che ricordano poi la sua professione, continua la gente a entrare, no? Sta facendo una torsione tale del corpo da essere quasi innaturale, no? Con uno sguardo rivolto verso i piedi dilaniati dalle ferite di Cristo, e sembra inscenare quasi una danza disperata, no? Torcendosi le mani, no? Guardiamo ancora la gonna di un violetto lucente di raso, questi vestiti eccezionali, li ritroviamo nel più grande Jan van Eyck, da cui trae anche in parte ispirazione, e le maniche con i bordi arabescati. Una notazione: in questo periodo le maniche erano degli indumenti a parte, si mettevano, si indossavano e si cambiavano rispetto al vestito direttamente, il detto un altro paio di maniche.
è significativo perché viene da questo periodo, sia diciamo come indumento di lavoro, no? Per non sporcare il vestito, sia invece al contrario per abbellirlo e modificarlo semplicemente cambiando le maniche, no? Ma ovviamente Maria Maddalena è un'esperta di questa trasformazione, no? Passiamo adesso a un altro dipinto di Van der Weyden, che è vicino, diciamo, nell'epoca a quello della deposizione, ed è il dipinto di San Luca e la Madonna. Ecco qua, lo vediamo qua. Siamo verso il 1435, questa è un'altra grande opera del primo periodo a Bruxelles, e rappresenta, San Luca, quindi l'Evangelista, che ritrae la Madonna. Secondo una tradizione che risale, credo, al VI secolo, ha avuto un'enorme importanza per la cultura bizantina e attualmente per le icone russe, San Luca era un pittore, oltre che evangelista, no? Qua in realtà non sta dipingendo, vedete, sta facendo un bozzetto con una punta d'argento, da cui trarrà ispirazione poi per il quadro dipinto in seguito, come si faceva normalmente. Abbiamo diversi bozzetti, ad esempio, di Jan van Eyck, che si sono trasformati poi in dipinti, no? Si ritiene questo, non a caso, questo dipinto era stato fatto per la confraternita dei pittori, in quanto ovviamente San Luca era il loro protettore, no? Nello stesso tempo è estremamente probabile che questo sia un autoritratto di Roger van der Weyden, in quanto in che posizione poteva meglio rappresentarsi che in quella di pittore nella confraternita dei pittori della sua città. È un'opera un po' particolare rispetto a Van der Weyden perché sfrutta fino in fondo gli effetti chiaroscurali. Non è normale nella sua pittura questo effetto atmosferico chiaroscurale. È invece tipico della pittura di Jan van Eyck. Il motivo è molto evidente e qua lo rivediamo perché van der Weyden volutamente riprende col suo dipinto un dipinto di Jan van Eyck, che vediamo qua. Vediamo che i due dipinti sono praticamente ambientati in un ambiente molto simile, anche se ci sono delle differenze sicuramente. Vediamo che la Madonna è stata spostata a sinistra da van der Weyden, mentre era a destra in Van Eyck. In Van Eyck, questo signore che vediamo a sinistra è il cancelliere Rolin. Il cancelliere Rolin era il primo ministro, diciamo, dello stato vergognone di Filippo il Bello. Era un uomo importantissimo, è stato il principale committente anche di Van Eyck, ma anche di Roger van der Weyden, per cui fece la grandissima pala, la più grande pala, che quella del giudizio universale, no? L'attenzione qua di Roger è però, che ha ripreso il paesaggio in fondo, vediamo, no? Però
Lo stile in realtà è un po' differente, anche se perfino la scelta dei colori, tutto sommato, si assomiglia molto. Lui si è messo, diciamo, lo stesso abito della Madonna, invece ha messo la Madonna in nero. Lo sfondo è col fiume e le due figure esattamente come c'erano in Van Eyck. E lo sfondo però di Roger è molto più preciso, dettagliato, quasi minuzioso, in un certo senso più fiammingo, in questo senso, mentre quello di Van Eyck era più generico, era un paesaggio che sfumava, che era più pittorico, diciamo, più impressionistico rispetto a quello di. Quindi lui si misura, diciamo, con Van Eyck che ha conosciuto, anche se Van Eyck è morto prima, è più grande, diciamo, di lui, e nello stesso tempo lo omaggia, vediamo qua la sua rappresentazione più vicina, un po' rovinato. Di questo dipinto esistono diverse versioni, questa è la migliore, secondo me. Vedete che qua nel pezzo di carta che sta incidendo con la punta c'è già una rappresentazione del viso della Madonna e i due visi qua l'ho preso in una versione meno bella della verità, quello di Roger, quello di Van Eyck che è più interessante. Devo dire, vabbè, io forse perché ho una venerazione, secondo me Roger van der Weyden è un grandissimo pittore, Van Eyck è un genio. ma questa è una mia valutazione pura e semplice. Bisogna dire che sostanzialmente i fiamminghi si rifecero molto di più e impararono di più da Roger van der Weyden che da Van Eyck, che è un pittore di transizione. Fino in fondo. Vediamo qua anche i particolari dello sfondo, come quelli di Roger sono molto più belli, precisi, luminosi, eccetera. Sicuramente il quadro di Van Eyck è anche più rovinato, questo non c'è dubbio, ma è più sognante, diciamo, è meno determinato. Probabilmente la Madonna di Roger piace di più, di quella un po' più formale, con questo bambino più grassoccio e in posizione più anomala di Van Eyck. È una Madonna, anzi, che potrebbe autorappresentarsi anche da solo. E vediamo che qua la resa dei tessuti. La resa dei tessuti per i fiamminghi è fondamentale. Per i pittori fiamminghi, ma anche per una ragione puramente commerciale. Loro producono questi tessuti su la loro fortuna è in buona parte fatta da questi tessuti. Per cui ogni fiammingo che riesce a riprodurre in modo efficace i tessuti fa propaganda, diciamo, per il suo paese e aiuta i commercianti di tessuti nel loro lavoro. Ancora qua una rappresentazione, ormai non sto neanche più guardando. Ecco qua la città. La città è rappresentata in modo molto minuzioso con i suoi abitanti. In una scena di vita, se vogliamo, un po' costruita, però c'è anche, credo, uno che fa la pipì da qualche parte, deve essere quello sulla parte destra, no? Se uno fa un ingrandimento sufficiente, questo non lo permette, se ne accorge, non dico che si veda, ma si vede abbastanza bene. Quindi vedete, ho riportato poi nella sua giusta prospettiva il dipinto e vediamo che appunto era un particolare molto molto minuscolo, diciamo, no?
qua è rappresentato diversamente che in Van Eyck anche il soffitto con questo broccato che cade dall'alto, anche questa è una produzione tipica dei mercanti fiamminghi. La posizione della Madonna, che è praticamente non ha un trono, corrisponde a quella della Madonna dell'umiltà. Dietro invece a Roger, a San Luca, è intravedibile un libro aperto, probabilmente un'allusione al Vangelo, e c'è anche da qualche parte il bue, che è un suo emblema, però qua poco si vede da questo dipinto, un po' sotto. Vediamo anche il gustoso particolare ancora una volta delle due figure, e mi fermerei qua.